Prima di tutto sull'RC Auto, io sono un cittadino della provincia di Napoli, conosco bene le iniquità. Molto spesso il vero problema è che proprio perché le compagnie assicurative fanno cartello e molto spesso finanziano le campagne elettorali, non c'è un reale interesse della politica a voler creare delle tariffe eque per gli automobilisti, per i cittadini in generale. Questo vale a maggior ragione per l'RC Auto, che nelle province di Napoli e Caserta, ma anche in alcune province del nord e in altre diverse province del sud, hanno un trattamento che non è assolutamente giustificato per i costi che prevede. Questo avviene semplicemente perché in questo paese, nel nostro paese, il meccanismo del il rapporto tra lobby e politica non è assolutamente normato. In questo palazzo, per esempio, alla Camera dei Deputati, sono stato il primo vicepresidente della storia a chiedere che non si consumasse un vero e proprio mercato delle vacche, scusate questo termine, fuori dalle commissioni bilancio e finanze quando si vara la legge di stabilità, la vecchia legge finanziaria. Fuori da quelle commissioni, quando si sta analizzando il disegno di legge di stabilità, quello più importante che si vaglia ogni anno, ci sono solo alcune lobby, solo alcuni amici degli amici, perché lobby può avere anche e deve avere un significato positivo, perché esiste la lobby dei malati di cancro, come esiste la lobby dei petrolieri, come esiste la lobby delle aziende che si occupano di green economy e di blue economy. Il problema è che qui entrano solo gli amici degli amici, invitati dai presidenti di commissione. Questa cosa degli accessi ai palazzi, unita al fatto che non esiste alcuna trasparenza, quindi qui si accede, si incontra i parlamentari, si passano gli emendamenti fin fuori la commissione e si chiede di scriverli, unito al fatto che nonostante abbiamo il finanziamento pubblico ai partiti, esiste un finanziamento privato ai partiti spinto. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha delle fondazioni di cui non ci dice i veri finanziatori. Tutto questo rapporto perverso del finanziamento privato alle forze politiche, del finanziamento privato e non trasparente al Presidente del Consiglio, dell'accesso ai palazzi indiscriminato senza trasparenza, crea un monopolio dei grandi gruppi di questo paese che provano in tutti i modi a bloccare norme giuste per i cittadini o addirittura chiedono di individuare delle norme totalmente ingiuste per i cittadini. Oggi per esempio stiamo discutendo in Commissione Finanze, stiamo cercando di impedirne la discussione, un decreto che applica una direttiva europea sulle banche che permette alla banca di prendersi e appropriarsi della casa del cittadino, nonostante il cittadino nell'arco di 30 anni di mutuo abbia avuto difficoltà a pagare soltanto 7 rate, cioè se non pago 7 rate del mutuo o se sono in ritardo su quelle 7 rate del mutuo nell'arco di 30 anni, la banca si prende la mia casa senza passare neanche per il tribunale. Qualcuno dice ma deve essere scritto all'interno del contratto, è vero, ma i casi Banca Etruria e gli altri casi delle banche ci hanno fatto capire come sia semplice per gli sportelli degli istituti di credito frodare i cittadini o truffare i risparmiatori. Quindi in questo quadro qui la denuncia che noi lanciamo è la denuncia di un partito, il Partito Democratico, totalmente schiavo di lobby e soprattutto schiavo delle peggiori lobby di questo paese, che non permette un dibattito tra portatori di interessi sani e soprattutto consente alle lobby assicurative di fare il bello e il cattivo tempo sulla pelle e sulle tasche dei cittadini italiani. Sergio Puglia è il nostro senatore in prima fila per questa battaglia e noi, a differenza delle altre forze politiche di questo Parlamento e di questo emiciclo in particolare della Camera e del Senato, siamo stati coloro che hanno messo nel programma elettorale la battaglia per una RC Auto equa e oggi siamo gli unici a portarla avanti veramente.
perché il PD anche aveva messo nel programma elettorale la battaglia per la RC auto equa, allo stesso modo lo avevano fatto gli altri partiti, tutti in campagna elettorale dicono che sono a favore di questa battaglia, soltanto che poi quando si arriva ai fatti e alle porte bussa quello che ti ha finanziato la campagna elettorale, allora qualcuno cambia idea. Qualcuno starà dicendo: ma voi siete Movimento 5 Stelle contro il finanziamento pubblico ai partiti e criticate il finanziamento privato ai partiti. Noi siamo contro il finanziamento pubblico ai partiti perché le forze politiche le deve finanziare chi ci crede, ma siamo anche contro un finanziamento privato alle forze politiche non trasparente e senza tetti. Noi l'abbiamo detto chiaramente. Vogliamo che le fondazioni di Matteo Renzi siano trasparenti e ci dicano chi gli ha finanziato la campagna elettorale, chi gli ha finanziato l'attività politica, perché probabilmente troveremo quelli che oggi sono i protagonisti delle grandi opere inutili di questo paese. Vogliamo che ci sia un tetto ai finanziamenti, quindi massimo 5.000 euro di finanziamento da persona giuridica o persona fisica, e noi siamo la dimostrazione che questa cosa può accadere, perché vi faccio presente che ad ottobre abbiamo fatto un evento, ottobre 2015, che si chiama Italia 5 Stelle, ci è costato qualcosa come 500.000 euro e lo abbiamo finanziato con piccole donazioni di 300, 30 euro, 2 euro da parte dei cittadini. Quindi è possibile fare politica con i soldi di chi crede nelle forze politiche senza creare azionisti di maggioranza delle forze politiche. Questo è un po' quello, è l'analisi che faccio oggi. Noi ci stiamo battendo per una legge per le lobby, ci stiamo battendo per la trasparenza delle fondazioni in Italia, ci stiamo battendo per la trasparenza del finanziamento privato alle forze politiche. E su questo chiediamo all'Unione Europea e a tutte le istituzioni europee di accendere un faro, perché il problema del conflitto di interessi tra chi finanzia occultamente le campagne elettorali e le leggi che si fanno e chi fa le leggi è un problema enorme in questo paese, che ormai è un problema strutturale che pervade tutte le parti della nostra Repubblica, della nostra pubblica amministrazione, delle nostre istituzioni.